Fanny, per preparare questo film, che poi hai sceneggiato, anche hai scritto, adattando il romanzo di Baltasar, hai probabilmente approfondito anche lo studio del personaggio Stalin sul piano anche psicologico, visto che poi c'è questo divertissement del divano freudiano, del divan de Stalin, per chi di voi non ha visto il film, è un divano, un qualunque divano, che per gioco, Stalin utilizza facendosi psicoanalizzare dalla sua amante. E naturalmente definisce Freud, del quale utilizza la tecnica, un cialtrone. Quindi quella lettura, voi ricorderete forse che per i partiti comunisti, non soltanto russo o sovietico, la psicoanalisi era una forma assolutamente inutile di interpretazione dell'uomo. Allora questo gioco qui sì perverso nella parte culturale che il film rappresenta, cioè questo riprendere una tradizione che si stava imponendo in quegli anni un po' in tutta Europa, in particolare poi negli Stati Uniti, c'è la psicoanalisi come terapia individuale. Ecco, studiando il personaggio di Stalin dal punto di vista storico proprio, che immagine finale, al di là della storia che Baltasar racconta, che tu hai messo in immagine, che impressione finale hai avuto di questa figura che però ha fatto la storia, in un modo o nell'altro? Ecco. Ha fatto la storia, ha sconfitto i nazisti, esatto. Ha liberato Berlino. Io che amo molto la provocazione, amo dire davanti agli americani, ma è Stalin che ha vinto la seconda guerra mondiale. Allora tutti urlano, ma è vero che sono loro i primi che sono arrivati a Berlino. Ma quando ho cominciato a studiare da vicino Stalin, la cosa importante in ogni uomo, un personaggio, è di studiare l'infanzia e la gioventù. Stalin è stato molto giovane in un seminario, la madre voleva che lui diventasse prete, dunque aveva una grande cultura, aveva una grande curiosità per tutto. E quando lui è stato mandato per la polizia del zar in Siberia, lui ha approfittato per imparare le lingue, per leggere, perché aveva solo questo da fare. Dunque, poi non si deve mai dimenticare che lui, che ha partecipato, anche se tutti possano dire che l'ha tradito, ha partecipato all'ultima utopia del mondo. Il comunismo ha cominciato come una utopia formidabile, la stessa utopia che Cristo, diciamo, cambiare il mondo, cambiare l'umanità. Allora dopo è sempre una questione di potere. È cominciato come utopia e finito come una tragedia, oui. Dappertutto, oui. Guarda la Corea, oui, del Nord oggi. Sì, è quello che è terribile, ma si può più rispettare Stalin che Hitler, perché Hitler non aveva un progetto così dell'umanità, era solo di distruggere, genocida, ma tutte le cose che quando tu vedi la filosofia del nazismo è orribile, quando tu vedi la filosofia del comunismo, dei bolscevichi, anche se è un sogno, come dici, che è diventato un cauchemar, un incubo. Dunque, quando tu mi chiedi, ero molto interessata di seguire un uomo colto, molto intelligente, sapendo chi è davanti a lui, che lui ha avuto paura, dunque conosce benissimo la paura, e questo gioco, la psicanalisi, lui ha preso soprattutto la psicanalisi come una possibilità di tirare fuori i segreti delle altre. Dunque, anche se lui dice che è un cialtrone, dice, ma come ha fatto per attirare a tutti questi borghesi perversi il segreto? Che lui aveva la sua polizia segreta che non scherzava. Dunque era sempre entrare, perché l'altro è sempre un enigma di sapere, lui va a tradire, lui va a avere paura, lui, dunque, perché ho detto shakespeariano nella mia storia? Perché lui ha detto, anche Stalin dice delle bugie a Stalin, anche Stalin ha paura di Stalin. Dunque è come un mostro, come Macbeth. Dunque, voilà, penso che è difficile di mettere il bianco e il nero, i gentili e i cattivi. La storia, come tu l'hai detto tu,
finalmente ha fatto uscire la Russia da una cosa millenaria di servile, avec i Mujik e le Tsar. La servitù della greda, certo. Oui. Dunque, però, dopo è diventato il potere, corrompe il potere. Non si sa, sì, forse Trotsky avrebbe potuto fare le stesse cose, però lui è diventato la vittima. Era la corsa a chi non sarebbe la vittima dell'altro. È un'analisi storica, credo, condivisibile.